Quella della formazione obbligatoria è stata sempre una nostra battaglia, nel senso che la formazione obbligatoria deve essere retribuita, non è perché è lavoro e quindi va retribuito comunque. Quindi noi ci batteremo affinché già nell'atto di indirizzo c'è questo riconoscimento, per cui affinché questo tipo di attività debba essere svolto previa retribuzione, perché in passato c'è stata imposta una formazione senza alcuna retribuzione. Quindi noi ci batteremo affinché ci sia il riconoscimento retributivo per la formazione, perché in tutte le categorie di personale, quando si svolge una formazione obbligatoria, si è retribuiti. Quindi questa sarà la nostra posizione, e poi ci saranno altre materie che pure dovremo trattare sulla parte normativa, come ad esempio quella della mobilità, perché noi pensiamo che anche a livello di contratto nazionale debbano essere aboliti tutti i vincoli che limitano la mobilità del personale docente.